Quella che vedete inquadrata è una Kodak Instamatic 50. È la prima fotocamera della linea Instamatic in assoluto. Proprio il fatto che questa fotocamera sia la prima della linea Instamatic ci fa capire anche alcune cose. Ci fa capire soprattutto come poi la strada dell'Instamatic sia andata verso sempre più verso un mercato economico. Perché? Perché la prima Instamatic era piuttosto ben fatta, chiaramente sempre un mercato di fascia medio-bassa, ma comunque con moltissime parti in metallo che ne facevano sicuramente un oggetto un po' più di qualità. Come tutte le Instamatic, ovviamente utilizzava questo sistema geniale per fotografare all'epoca, che erano le pellicole 126 che andavano inserite all'interno della macchina. Come venivano inserite? Venivano inserite di fatto semplicemente in questa maniera e si chiudeva e la macchina era pronta per poter scattare. Quindi anche il fotografo meno esperto e che non aveva nessuna esperienza poteva fare le foto con questa macchinetta, che poi è la filosofia della Kodak. Aveva solo due impostazioni, le potete vedere qui, con la luce o ombreggiato, nient'altro. E questo ci permetteva di settare da un 90esimo con la luce a un 40esimo di secondo. Aveva anche la possibilità di inserire il flash. Qual è l'altra caratteristica? Ha un diaframma F11, quindi mette a fuoco in profondità, e un obiettivo da 43 mm. Questa macchina fotografica faceva foto quadrate e rispetto alle altre foto rettangolari era di un formato 28x28 mm. Quindi che cosa voleva dire? Voleva dire, insomma, avevamo le classiche foto quadrate che avevano un'altra peculiarità: la forte vignettatura, che poi oggi è utilizzata anche per molti filtri che si utilizzano anche in fotografia digitale per dare quel senso di passato, e che invece lei ci dava in maniera del tutto autonoma. È la prima, quindi sicuramente un piccolo mito, e come vi ho detto è anche una macchina che era forse meglio ben fatta di tutte le altre Instamatic successive.